Michele mi chiede: Andrea, come posso fissare il top box sopra il mio cassettone Shakespeare? Questa e tante altre domande al quale rispondo in versione video sono le domande che arrivano tramite il modulo I consigli del self-casting di Andrea che trovi sul sito fishingevolution.com. Scrivi lì la tua domanda e ti risponderò qui. Prima però iscriviti al canale se stai guardando questo video su YouTube e spunta la campanella. Così poi riceverai la notifica direttamente da YouTube con scritto: oh, Fishing Evolution sta caricando un altro video, guardatelo. Allora, il Top Box ha un sistema di fissaggio ufficiale che è quello che ti lascio nel link qui sopra o qui sotto, a seconda di dove stai guardando questo video, questa video risposta, che è quello di utilizzare la viteria in acciaio inox in dotazione. All'interno del Top Box ci sono gli alloggi qui sul lato dove inserire il dado incastrato, si poggia il Top Box sopra il cassettone, si fora, ci si incastrano i dadi perché gli alloggi sono esagonali, quindi ci si incastra il dado inox e da sotto si avvita con il bullone inox. E questo è il modo ufficiale, puoi vederlo sul video, questo già c'è sul canale YouTube. Però se tu dovessi avere il cassettone Shakespeare, che è differente, in qualcosina è differente dai classici cassettoni, è quello che ha gli attacchi, le chiusure davanti a click, uguali a quelle del Top Box. Infatti qui le vedi bianche perché ci ho messo quelle del Top Box, perché sono identiche, possono essere customizzabili. E quello che ha il tappo a fungo, ma soprattutto ha le asole laterali per agganciare il vassoio, non ha le fessure come gli altri cassettoni, ha le asole esterne, e le stesse asole esterne ce l'ha anche il Top Box. Quindi se tu non volessi bucare il tuo cassettone Shakespeare, già questo comunque lo poggi sopra e copia, eccolo qua. Ovviamente se giro poi casca perché non è fissato, però già tanti mi chiedono: ma è perfetto? Giudica tu. Se volessi fissarlo con senza utilizzare i fori, con il cassettone Shakespeare puoi farlo avvalendoti di questi strecce, o se hai delle fibbie, qualunque cosa che possa andare a fare presa da asola superiore ad asola inferiore. Ti faccio un esempio. Questo perché poi magari se sei in pesca e hai, che ne so, lo spallaccio breakaway e vuoi staccare il Top Box al volo, lo puoi sganciare. Se non lo puoi fissare in modo definitivo, lo puoi sganciare. Se ti vuoi portare a pesca solamente il Top Box perché vai a fare una pescata dagli scogli e ciò che ti basta per andare a pesca entra all'interno del Top Box, lo sganci e ti porti solo il Top Box. Andiamo giù, inseriamo. Sono delle fascettine, quelle a strecce, che hanno da un lato la parte maschio e dall'altro la parte femmina. Agganciamo. Altro lato. Questa è una delle prime soluzioni che posso darti. Poi, comunque, utilizzando le asole esterne, puoi utilizzare qualunque accessorio, anche una fibbia al volo. Passo di qua. In questo modo tu non hai assolutamente fissato il tuo cassettone in modo definitivo, ma comunque è irremovibile. Siamo convinti, no? Nel momento in cui volessimo estrarre, togliere il nostro Top Box dal nostro cassettone, problema risolto.